Sono qui a Milanello, è appena terminata la conferenza stampa di Stefano Pioli. Stefano Pioli ha parlato di tanti argomenti, non voglio anticipare gli argomenti appunto trattati dall'allenatore, poi commenteremo la conferenza stampa e soprattutto parleremo di formazione. Ma sentiamo Stefano Pioli, tradizione sul mio canale YouTube, come tradizione appunto la conferenza stampa di vigilia. Assolutamente sì, e credo che la soddisfazione più bella che noi possiamo avere è vedere i nostri tifosi felici, e quindi quando ci riusciamo siamo veramente, veramente soddisfatti. È chiaro che la loro passione e il loro entusiasmo ci può fare molto bene, e siamo molto contenti di trovarli anche domani sera così numerosi e sicuramente così caldi. No. Soddisfatti della prestazione sicuramente sì, ma non che abbiamo fatto l'ultimo gradino, perché l'ultimo gradino sarà la prossima partita. Dobbiamo assolutamente essere molto attaccati alla quotidianità e al presente. Il passato non ci aiuterà ad avere più punti in classifica, ci aiuterà il presente, ci aiuterà a affrontare al meglio e al massimo la partita di domani. E io ho visto una squadra concentrata, una squadra che si è preparata molto bene, con attenzione e con concentrazione, che sono le caratteristiche che serviranno domani sera. Onestamente devo dire che la settimana per noi è stata contraddistinta dal nostro lavoro e dalla preparazione, non dalle altre partite. Credo che saranno 10 partite molto, molto tirate, molto difficili, dove i primi 5 del campionato cercheranno di fare più punti possibile, quindi è chiaro che sarà una lotta molto, molto serrata per tutti, e noi dobbiamo continuare a puntare sulla prossima partita, continuare a puntare a dare il massimo e ottenere il massimo. A me fa paura l'Empoli domani, perché abbiamo visto bene la partita del giorno d'andata. È vero che abbiamo vinto anche segnando 4 gol, ma è stata una squadra che ci ha creato difficoltà e ce le creerà anche domani, e quindi abbiamo bisogno di giocare bene. I campionati si vincono e si lottano anche con le partite sporche, e quindi le partite vanno vinte, vanno giocate, vanno lottate, vanno sofferte. Dobbiamo essere molto umili, sacrificarsi tanto e credere tanto nelle nostre qualità. No, io vedo una squadra molto determinata, convinta e allo stesso tempo anche con la serenità necessaria per affrontare questo finale di campionato. Sappiamo che ogni partita avrà un peso specifico importante, e credo che sapremo anche affrontarle con la giusta concentrazione, con la giusta determinazione. Credo che innanzitutto, quando abbiamo avuto il periodo dove abbiamo giocato tanto, si giocava tanto e la settimana la passavi solamente a recuperare energie. Adesso, giocando una partita alla settimana, la settimana la passi sia a recuperare energie sia a lavorare, quindi a mettere qualcosa dentro e a preparare bene le partite. Quindi sicuramente una settimana regolare ti permette di riempire un po' quello che è tutto il nostro obiettivo, tutto il nostro metodo di lavoro. Quindi sicuramente staremo un po' attenti a tutti, e poi abbiamo tutte le situazioni individuali sempre da mettere molto sotto osservazione, nel senso, ci sarà bisogno di lavorare di più per qualcuno, di lavorare di meno per qualcun altro. Dovremmo essere molto bravi a gestire queste situazioni individuali. No, perché non c'è stato bisogno del mio intervento in questi giorni per capire quanto è importante in questo momento la partita di domani. Le esperienze del passato sicuramente ci hanno insegnato, sia quelle positive sia quelle negative, ma domani è un'altra partita, quindi è inutile continuare a guardarsi le spalle, se non invece concentrarsi per la partita di domani e cercare di mettere in campo la miglior prestazione possibile. Tutto di Olivier mi piace tutto, mi piace come gioca, come lavora per la squadra, fa un lavoro con palla e senza palla molto importante, perché sa raccordare il gioco, sa lavorare in pressione, sa attaccare la profondità, sa venire a giocare per smistare per i suoi compagni, e mi piace soprattutto la persona che è, perché è un professionista fantastico, è una persona molto determinata e molto, molto serena, persona con la quale è un piacere lavorare. Non è stata la prima volta che l'abbiamo fatto, abbiamo fatto anche altre volte. Prepariamo ogni singola partita cercando di avere dei vantaggi in alcune situazioni, soprattutto nella fase di costruzione. E sono situazioni che ho la fortuna di avere giocatori molto disponibili, molto aperti a nuove soluzioni, quindi questo sicuramente mi aiuta nel preparare meglio le partite. Zlatan dà tutto e dà tanto alla squadra. Questo sicuramente in tutto quello che fa per il suo carisma, per la sua personalità, per la sua qualità,
per il giocatore intelligente che ha in campo, quindi Zlatan sa quando riempire l'area, sa quando venire a giocare un po' più basso e quindi la sua presenza è molto importante. Sta sicuramente un pochettino meglio e quindi sicuramente ci darà un grande supporto. Io credo che sempre il giocatore che è in possesso palla è più o meno bravo in base ai movimenti dei compagni senza palla. Quindi se Vero. adesso troviamo tante soluzioni è perché ci muoviamo sicuramente bene. Questo dobbiamo continuare a fare, soprattutto contro avversari che ormai ci conoscono bene, ormai qualche volta ci vengono anche a prendere uomo uomo. È sempre molto importante dare delle soluzioni vantaggiose al compagno in possesso palla. È chiaro che Mike sta utilizzando bene tutte le risorse che ha, sia gioco corto sia gioco lungo, e così riusciamo a essere più imprevedibili, che credo che sia uno dei fattori più importanti per la nostra fase offensiva. Tonali sta bene come sta bene Kessié, come sta bene Bennacer, come sta bene Diaz, e quindi è chiaro che poi giochiamo in 11, ma poi dopo sapete quanto è importante poi anche avere delle altre caratteristiche diverse in panchina che possono cambiare la partita, quindi da questo punto di vista sono molto fiducioso perché abbiamo i giocatori giusti per cominciare la partita e abbiamo anche i giocatori giusti per subentrare. Tecnica perché cerco di schierare la formazione migliore per la partita di domani, per la partita molto importante, quindi chi riterrò migliore tra i due giocherà dall'inizio. Chiaro che Alessio è stato fermo comunque una settimana dopo il leggero infortunio del derby, però poi sta bene, quindi questa è la cosa più importante. Poi chi comincerà lo vedremo domani. Florenzi con la Sampdoria a sinistra mi è piaciuto molto, ci aveva dato delle Anche buone a me. soluzioni sia nella costruzione sia nella fase difensiva. Al Vero? momento tra i due preferirei Florenzi a sinistra e Calabria a tenerlo a destra, ma vedremo poi che scelte fare domani. È una squadra che può giocare con il tre quarti e due punte, può giocare con due tre quarti e una punta, quindi è una squadra anche imprevedibile, una squadra che ama anche gli inserimenti dei centrocampisti, quindi imprevedibili. Poi dopo poi le qualità dei singoli ci sono, perché è una squadra che sta facendo molto bene, è partita con l'obiettivo di salvarsi e è molto vicino al suo obiettivo stagionale, quindi bisogna fare i complimenti a Derazzoli per l'ottimo lavoro svolto. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Domani è una giornata molto importante per lei, significativa, perché adesso era pari merito con Zaccheroni al decimo posto come numero di presenze in panchina, domani diventa il decimo con 126, mi sembra. Vorrei sapere qual è il tratto più identitario di questo suo lavoro nel Milan e se ci è sfuggito qualcosa che ci tiene a sottolineare del suo lavoro del Milan. L'entusiasmo che questo ambiente mi ha dato e l'entusiasmo che ho nell'approcciarmi al mio lavoro e soprattutto nell'approcciarmi ai miei giocatori. Credo che l'entusiasmo debba essere contagioso. Siamo una squadra che deve vivere di emozioni, non solamente di qualità tecnica, non solamente di qualità tattica, ma soprattutto avere dentro emozioni per poi giocare in un certo modo. Abbiamo bisogno di sentire dentro qualcosa e questo lo sentiamo tutti, io per primo. E il poeta dice: chi si emoziona, emoziona. Deve essere così. Alessandro fa parte di quei giocatori come Giroud, come Kier, come Zlatan, che hanno vinto, che hanno personalità, che hanno carattere, che hanno intelligenza e che sono degli esempi all'interno del gruppo per la professionalità e per la disponibilità, quindi è un ragazzo sicuramente importante. Queste le parole di Stefano Pioli. L'ossessione, non deve esserci l'ossessione della partita contro le squadre, non chiamiamole piccole perché non vogliamo offendere nessuno, diciamo con le squadre che non appartengono al gruppo delle sette sorelle, e l'Empoli non appartiene. Non deve esserci questa ossessione, è un po' stanco di sentirlo, lo sa anche lui che il Milan stenta un po' a livello di punteggio, anche non troppo stenta, perché se lì dov'è ha stentato, ma sono stati più i punti conquistati che quelli persi, con piccole e grandi. Andiamo bene a sottolinearlo. E quindi questo, nessuna ossessione, avversario importante l'Empoli, e ha risposto alla mia domanda parlando di entusiasmo. Il Milan ha bisogno di emozionarsi. Ecco perché poi gli ho detto: certo, chi si emoziona poi emoziona, e il Milan sa emozionare. Oggi, come avete sentito, domani sarà una partita importante per lui. Arriva fra i primi 10 allenatori
della storia del Milan, era pari a Zaccheroni, oggi è domani, scusate, sarà decimo, e quindi una giornata significativa per un allenatore arrivato forse un po' in punta di piedi, non lui, noi come considerazione, sembrava un allenatore normale, un allenatore del momento, un allenatore quasi un traghettatore, invece no, è un allenatore che sta lasciando delle tracce, ma deve riempire lui e il Milan di queste, di questa epoca, di questa fase della sua storia, deve riempire anche l'albo d'oro. E il Milan c'ha la possibilità di mettere due caselle nell'albo d'oro di Coppa Italia e di campionato e del campionato di Serie A 21-22. Ma veniamo a quello che poi interessa di più, cioè la formazione. Non ci saranno cambi, vi avevo già anticipato che Maignan sarà il portiere. Per quello che riguarda Calabria Florenzi è stato abbastanza chiaro l'allenatore Pioli, ha detto esplicitamente: io preferisco Florenzi a sinistra e Calabria a destra. Florenzi a sinistra mi è molto piaciuto nel match contro la Sampdoria e quindi è la mia preferenza, e non avevamo dubbi, come non ho dubbi sul fatto che, pur parlando di un buon recupero di Romagnoli, il giocatore non è forse ancora in grado di partire dal primo minuto. Sta bene, ha giocato, però è reduce da un infortunio, hanno giocato così bene Tomori e Kalulu, poi soprattutto sono giocatori agili, non ci sono dei giocatori fisicatissimi nell'Empoli, quindi servirà che il lavoro di Romagnoli, magari nella partita la settimana prossima, proprio fra una settimana, a Cagliari contro Pavoletti. Veniamo al centrocampo. Ora non so se il Milan giocherà con i 2-3-1 mettendo Kessié là, oppure giocherà con i 3, ma cambia eventualmente il modulo, cambia eventualmente lo schema, ma non cambiano sicuramente gli uomini. E gli uomini sono Kessié, Tonali e Bennacer. Non era molto d'accordo con chi, l'avete sentito, ha messo qualche dubbio sulla condizione fisica di Tonali, ma forse Tonali, andiamo anche a sottolineare un altro punto, Tonali è un giocatore che è stato messo come basso dei tre, e quindi magari il suo lavoro è meno prorompente, è un lavoro più cerebrale che un lavoro di gamba e di espressione ampia delle sue giocate. Quindi non sappiamo, saranno quei tre, non so se metterà Kessié 10 per farvi capire trequartista oppure no. Anche là davanti non ci sono dubbi. Zlatan Ibrahimovic è recuperato, sta bene, sta molto bene, deve ovviamente trovare la condizione, ma là c'è uno Giroud in grandi condizioni psicofisiche, a destra con Messias, che ci auguriamo possa, ne ha segnato già 5 gol, possa magari trovare un altro brillio con l'Empoli, e a sinistra Leao, e quindi Giroud lo mettiamo in mezzo, non so nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, ma Giroud è là, Messias e Leao a sinistra, quindi Leao sinistra, Messias a destra. Quindi questa la formazione che affronterà l'Empoli, e il signor Chiffi sarà l'arbitro alle 20:45 di domani. Dimentichiamo l'ossessione delle squadre che non appartengono al gruppo delle 7 e concentriamoci e speriamo che sia un Milan che possa allungare sull'Inter, in attesa che poi l'Inter giochi con il Torino. Sarebbe un bel weekend con pressione importante verso i rivali che in questo momento sono più vicini, cioè l'Inter, senza mai, mai, mai dimenticare il Napoli, che però sarà impegnato in una trasferta difficile, come domani sono tutte difficili, a Verona. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e soprattutto attivatela questa campanella.